Per voi è necessario che queste cose siano già lì, siano già lì. Io vedo il panico negli occhi di molti dei miei colleghi quando questo succede, però vedo anche che ci sono altre persone che semplicemente lo danno per scontato. Voi avete le spalle sufficientemente larghe, quindi qualsiasi cosa, cioè ci siete, ci siete. Questo perché dicevo, sempre di più si va verso la velocità e sempre di meno sempre più è difficile controllare la fonte. Allora, il controllo della fonte avviene appunto sia andando alla ricerca di fonti che sono comunque strutturate e quindi voi sapete che sono fonti delle quali vi potete fidare. Io volevo entrare su di un punto. Nei vari siti internet ce ne sono alcuni che sono direi paradigmatici del tempo nel quale viviamo e che non sono quelli forse più istituzionalizzati. In questi siti, parlavamo prima di populismo, ci sono spesso posizioni estreme, ci sono spesso posizioni non sempre, diciamo, abbracciabili o comunque che estremamente particolari. Sta a voi entrarci e avere la capacità di discernere quello che trovate dentro e sta a voi entrarci e usarli per indirizzare quello che voi state studiando, quello che voi state scrivendo per trovare qualcosa di veramente nuovo. Per esempio, vi faccio una domanda. Quanti di voi adesso seguendo le elezioni americane hanno sentito parlare di Breitbart e quanti di voi sono andati a vedere che cosa c'è dentro veramente quel sito? Vi è mai capitato di entrare nel sito? Allora, il sito Breitbart era il sito del consigliere principe di Trump, Steve Bannon. È l'uomo, diciamo, che ha di fatto plasmato l'ascesa al potere di Trump. E lo ha appoggiato con questo sito, è diventato potentissimo negli Stati Uniti, un sito che attacca indifferentemente sia democratici che repubblicani, è il sito sul quale sono espresse nella maniera a volte più virulenta le posizioni anti-immigrazione del Presidente degli Stati Uniti, visto che qui abbiamo parlato molto di immigrazione. Ebbene, questo è un sito che è imprescindibile, cioè bisogna capire che cosa scrivono lì, perché bisogna capire che cosa pensa una fetta dell'amministrazione americana, in particolare quella fetta che poi non viene approvata, stiamo vedendo in questi giorni la conferma dei vari ministri di Trump al Congresso, ma c'è una parte di persone all'interno dell'amministrazione americana che non vengono confermate dal Congresso, e sono i consiglieri legati al Presidente, e sono le persone che hanno l'orecchio del Presidente, sono le persone con le quali Trump parla ogni giorno. Tra questi appunto il principe di questi è proprio questo Steve Bannon, che peraltro, guarda caso, ha insieme al gruppo Breitbart aperto un ufficio in Francia per le elezioni di Marine Le Pen, lo stesso sta facendo in Olanda, in Germania ancora non ne ho notizia, ma probabilmente troveranno il modo di entrare e di cercare di influenzare la politica in questi paesi. Abbiamo visto qual è la posizione di Trump, no? L'Europa è vecchia, obsoleta, ha fatto bene l'Inghilterra ad uscire. Noi negozieremo con i singoli stati, non vogliamo negoziare con questi enormi blocchi. Allora, perché vi dico questo? Entrare in un sito come Breitbart, dove troverete sia notizie interessanti, ma troverete anche delle. Ciao Silvia, troverete anche delle invettive mostruose. Per esempio, il sito nel quale, non so se vi ricordate la storia, ci fu una parlamentare, una deputata americana che fu colpita alla testa, gli fu sparata e da lì partì di nuovo la grande ondata, la grande campagna per tagliare le armi negli Stati Uniti. Ora, Breitbart ha cavalcato questa campagna in una maniera mostruosa. Cioè Bannon, il consigliere di Trump, ha definito questa donna lo scudo umano della campagna contro le armi, perché è stata persa, perché appunto fisicamente è stata colpita, quindi è diventato uno scudo umano. Ora,
Tra queste mostruosità voi però troverete le linee guida di una campagna per la quale il cambiamento è nel fondo, è paradigmatico. Cioè un'America che siamo abituati a vedere neoliberista parla per la prima volta di dazi doganali. Un'America per cui certe politiche erano date per scontate, ad esempio no, il confronto con la Russia, si avvicina a Mosca. Un'America che ha sempre detto, ha sempre avuto un modo di vivere con la Cina, attraverso la politica della sola Cina, per la prima volta dice anche questo è negoziabile. Dal punto di vista del paradigma generale, voi dovete pensare che l'avvento di Trump è una rivoluzione. Biden lo dice tutti i giorni, noi non siamo qua per governare, siamo qui per fare una rivoluzione. L'ha detto in tutte le sue interviste. La rivoluzione è una rivoluzione che riguarda sia la politica, sia l'economia, sia la geostrategia, la geopolitica globale di tutto il mondo. Allora, da un punto di vista politico, la parabola neoliberista che parte da Ronald Reagan si sta concludendo adesso con Trump. Si parla di dazi, si parla di uscire dai trattati di commercio internazionali. Il primo sarà il NAFTA, vedrete che il NAFTA dovrà essere rinegoziato, l'uscita dal trattato transpacifico, la morte in questo momento del trattato transatlantico con l'Europa. Dal punto di vista geopolitico, appunto, vi dicevo, e ne parlavamo anche prima, nella traccia che vi è stata data, c'è una specie di capovolgimento di fronte, cioè la ricerca di un accordo con la Russia, l'allontanamento dall'Europa e appunto il cercare di influenzare attraverso le prossime elezioni che ci saranno in Europa quelle forze indipendentiste e quindi anche un ritorno verso il nazionalismo. E Trump, lo sapete, il suo mantra è America first, cioè l'America prima di tutto. Quindi prima di tutto il ritorno a questo nazionalismo rispetto al globalismo che comporta irrimediabilmente una posizione diversa nei confronti di tutta una serie di aree di crisi che noi che abbiamo in questo momento sullo scacchiere internazionale. Per esempio l'avvicinamento a Putin e l'allontanamento dal blocco delle posizioni europee bisognerà capire inevitabilmente che tipo di effetto avrà sull'Europa dell'Est, che tipo di effetto avrà su quanto sta accadendo in Ucraina. Trump ha detto per esempio che eliminerà le sanzioni nei confronti della Russia. Ora lui in questo momento fa riferimento alle sanzioni recenti, quelli per lo scandalo, quello scandalo degli hacker. Però ci sono anche tutta una serie di sanzioni precedenti che riguardano la Russia e che riguardano proprio il periodo dell'invasione dell'Ucraina, riguardano questo avvicinamento rischia anche di capovolgere, di far sentire meno protetti tutta quella fascia di paesi ad est dell'Europa che in questo momento si sentono minacciati da un ritorno della Russia. In questo si inserisce appunto, come dicevamo, la questione della NATO. Se la NATO perde di forza su quel fronte, le conseguenze in questo momento non sono prevedibili, sono molto difficili. La Siria viene di fatto appaltata, e almeno questo è il discorso che Trump fa a Putin, nel senso che non ci interessa più sapere che fine fa il dittatore siriano, ci interessa semplicemente contenere l'ISIS.
se la Siria viene appaltata e quindi in Siria rimane per esempio Bashar Assad, se si rovescia un paradigma anche in Siria, nel senso che c'è Putin e dopodiché ci sono tutti i satelliti intorno alla politica di Putin, di cui l'America a questo punto diviene un satellite, la Turchia è un altro, perché gli fa comodo per la politica nei confronti dei curdi. Quindi tutte le aree di crisi che noi siamo abituati a conoscere in questo momento vanno riviste sotto un altro occhio, dalla Siria, dal Medio Oriente, dai rapporti con l'est europeo, in particolare della questione ucraina, le aree di crisi interne all'Europa, cioè i paesi che vogliono uscire dall'Europa, per prima le elezioni in Francia, le aree di crisi in altri settori più lontani del mondo, per esempio quello del Mar Cinese. L'idea di Trump, ed è stata l'idea per tutta la sua vita da uomo, da imprenditore, ma anche da imprenditore che è passato attraverso gravi crisi economiche, è passato attraverso bancarotta, è passato attraverso negoziazioni infinite con le banche per salvare il proprio impero. L'idea di Trump è che abbiamo parlato molto di diritti e di principi, no? Fino a qui. Tutto può essere messo in discussione, tutto può essere rinegoziato, i principi di base possono essere rinegoziati e lo si vede per esempio nel rapporto, appunto dicevo, con la Cina, cioè il principio di una sola Cina può essere rinegoziato se noi otteniamo qualcosa di favorevole in campo economico. Per esempio, se noi otteniamo un allentamento o lo stop della Cina della manipolazione della propria valuta. Non ci sono più regole di base, regole di fondo. Tutto, appunto, dicevo, deve essere rinegoziato. Ora, l'avvento di questa persona, che probabilmente sarà la persona da cui si parlerà di più nei prossimi 4 anni, su tutta la stampa mondiale, avrà un impatto che voi dovrete seguire, inevitabilmente. E lo dovrete seguire in maniera critica, ma lo dovrete seguire senza, se posso darvi un consiglio, senza ideologia, cioè senza paraocchi, senza creare il mostro. Se state seguendo in questi giorni le procedure di conferma degli uomini della squadra di governo di Putin, voi vi renderete conto che sono persone che hanno idee molto decise, idee a volte estreme, e però sono persone di una competenza eccezionale, a volte mostruosa, veramente sono persone che conoscono il tema che andranno a affrontare e difficilmente poteva fare scelte più, come dire, più oculate, più precise nei confronti delle persone che veramente devono poi guidare la politica americana. Sono le persone che hanno più che conoscono meglio, diciamo, il tema che dovranno andare a trattare. Ora, l'elemento, appunto, dicevo, discriminante per voi sarà cercare di entrare in questo nuovo paradigma e di raccontarlo in una maniera il più possibile equilibrata. E credo che sarà probabilmente la vostra sfida più grande per chi si occuperà di esteri. Il fatto che prima parlavamo appunto della Meloni che diceva vorrebbe far entrare in Italia solamente un gruppo di persone, solamente da diversi paesi. Ora questo sta accadendo anche in America, no? È una delle politiche di Trump. Si parla molto del muro, ma si parla molto delle politiche migratorie e della chiusura a certi paesi.
cosa che probabilmente avverrà. Sono problematiche estremamente scottanti che hanno, come vedete, a che fare non solamente con gli Stati Uniti, ma anche con il nostro paese. Quello che accade in America poi spesso nel corso degli anni viene riproposto qui. E ne consegue che voi avrete la possibilità di scoprire quali sono le caratteristiche, quali sono i punti cardine, quali sono le problematiche, e poi riportarle, e avere, riportarle, diciamo, alla problematica italiana, alla problematica anche migratoria italiana. E per questo, secondo me, chiudendo parlando di esteri, la politica internazionale è spesso una palestra, è spesso un paradigma, è spesso una situazione che ci può apparire estranea, ma che poi regolarmente negli anni noi vediamo riproporsi all'interno del nostro paese. Ed è per questo appunto che voglio ritornare sul punto principale, cioè dovete avere il divertimento, secondo me, soprattutto, di andarvi a leggere tutto, di andarvi a leggere i grandi siti internazionali, i grandi giornali internazionali, ma di andarvi a scovare i siti paradigmatici, i siti tipici, i siti che influenzano anche in maniera a volte violenta la politica in questo momento. E da lì, con il vostro discernimento, cercare di capire, cercare di trovare quel qualcosa in più che potete mettere nei vostri articoli. Ve lo dico anche perché si viaggia sempre meno, cioè si hanno sempre meno notizie di prima mano. Quindi è attraverso questo tipo di globalizzazione, attraverso questo tipo di ricerca che la qualità di quello che scrivete cambia, viene fuori in maniera forte. Sempre più difficile sarà fare il corrispondente da un luogo, sempre più difficile sarà farsi inviare e avere notizie di prima mano, sempre più difficile sarà mantenere rapporti di prima mano con le vostre fonti, cosa che dovete cercare di fare il più possibile mantenere. Però sfruttate a vostro favore la globalizzazione, sfruttate a vostro favore questa pletora di siti, questo mondo così interconnesso, per trovare qualcosa di particolare, di speciale, da mettere all'interno dei vostri scritti, dei vostri articoli.